cerchiamo di stare coi piedi per terra. Abbiamo giocato sicuramente un tempo per uno. Il primo tempo c'era in campo solo Avellino, forse il secondo tempo c'era in campo solo Caserta. Però noi avevamo bisogno di una risposta dalla squadra, da tutti noi, da me per primo, dopo le ultime due partite giocate al di sotto dei nostri standard, soprattutto emotivi e di energia. Il primo tempo sembravamo davvero imbambolati, abbiamo sbagliato dei tiri aperti e abbiamo concesso a loro troppo. È facile dire che la chiave possa essere stata il secondo tempo la zona match-up che abbiamo fatto a lungo, ma è stata anche la non perdita di fiducia da parte di tutti i nostri giocatori e li ringrazio due volte perché comunque noi non ci dimentichiamo che siamo in emergenza, che Siva è tornato da poco e che ci manca un cambio dei lunghi. E quindi era il regalo più bello che ci potessimo fare, con tutto rispetto ovviamente per Avellino, ma non posso non essere felice. Non l'ho visto ancora, quello me lo ricordo. Cioè, come siamo rientrati nello spogliatoio? Cosa vi siete detti? Cosa vi siete detti? Questa è la curiosità, Sandro. Che è più banale. Però qual è la cosa che meno le era piaciuta dell'atteggiamento di Caserta? Ci sono presi anche un paio di canestri facili con un backdoor. Cioè, l'attenzione difensiva proprio non era... Allora, noi ce le siamo dette belle forti dopo Sassari, dopo la partita di Sassari e dopo l'ultima soprattutto, dopo la partita di Reggio Emilia nello spogliatoio di Reggio Emilia. Il giorno dopo ci siamo chiariti perché, come vedete, abbiamo tanti limiti, ma abbiamo dimostrato spesso che siamo una squadra di uomini e di grande orgoglio, prima ancora che di giocatori. E fra il primo e il secondo tempo non abbiamo alzato la voce, ci siamo... solo confrontati sul fatto che gente come noi, scarsi quanto volete e magari a volte non belli da vedere, ma abbiamo qualcosa dentro e non lo facevamo vedere, sembravamo veramente, eravamo alla berlina di chiunque volesse dirci qualcosa. Poi ovviamente abbiamo aggiustato qualcosa, abbiamo fatto più pick and roll centrale con Siva che ci ha portato dei frutti, abbiamo fatto tanta zona matchup, li abbiamo contrastati nei tiri da sotto dove nei primi 20 minuti avevamo subito sempre e la partita è svoltata. Ecco, poi ripeto, siamo onesti, un tempo per uno, fortunatamente noi abbiamo indovinato quello giusto, diciamo.